Ah, è proprio vero, non si può dire RX 6900 XT senza metterci un 90 in mezzo, e questa volta metterci a 90 è stata AMD. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi siamo al 9 dicembre 2020, giorno successivo alla messa in vendita delle RX 6900 XT sul sito AMD. Scusate, non ce la faccio neanche io a dire sta cosa. Allora, dobbiamo innanzitutto fare dei ringraziamenti, raga. Ieri in live sul mio canale Viola siamo stati davvero in tanti, quindi grazie mille a Marco di MV Hardware e grazie mille a Saddi di Saddidec, che siamo stati tutti quanti in compagnia. Abbiamo fatto un bel po' di casino, ci siamo fatti due risate, metto il telefono in modalità silenziosa e non siamo riusciti a acquistare una RX 6900 XT. Ma perché? Lasciate che vi racconti un pochettino quello che è successo. Allora, diciamo più o meno 14:55, siamo tutti quanti carichi live. Allora, dobbiamo prendere questa scheda, dobbiamo assolutamente andare sul sito. Cominciamo a fare un po' di refresh tranquillo. F5, control F5, 2 minuti alle 15 cominciamo a fare F5 compulsivo, F5 da Chrome, quindi da Google Chrome. Il sito nega l'accesso, che è una cosa buona. Perché? Perché se rifresci troppe volte il sito, sì, può darsi che tu sia una persona fisica, una persona vera, ma può darsi anche che tu sia un bot che sta rifresciando a velocità supersonica sempre la stessa pagina per far sì che ti possa accaparrare l'acquisto di un prodotto. Ok, almeno a me, io sono stato buttato fuori da Chrome. Proviamo Microsoft Edge. Edge va tranquillamente, riesco a rifresciare, sono il primo a vedere i prodotti della lineup. C'erano le RX 6800 XT, la 6800, Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 5600X, c'era anche un Ryzen 9 3950X. Prezzi assurdi, raga, prezzi ottimi, prezzi bassi, prezzi proprio gli MSRP praticamente. Dovete aggiungerci solo 20 euro di spedizione e la scheda o comunque il processore sarebbero stati vostri. Ma della 6900XT nemmeno una traccia. Ad un certo punto però, a furia di refreshare, io dico vabbè, non c'è la 6900XT, metto nel carrello la 6800XT. Vado per concludere l'ordine, fermi, appare la 6900XT, porca miseria, torniamo sullo store. A quel punto erano tipo le 15 e 7 minuti più o meno, i server erano decisamente intasati. Un refresh ci metteva dai 15 secondi al minuto per poter aggiornare la pagina, ma alla fine riesco a mettere nel carrello anche una 6900XT. Dico vabbè, sti gran cavoli, non aggiusto gli ordini del carrello, prendo sia la 6900XT sia la 6800XT, male che vada, dopo annullo l'ordine. Perfetto, arriviamo alla pagina di pagamento PayPal super mega compilazione ipervelocissima, paese di spedizione l'Italia. Quindi un paese con circa 60 milioni di abitanti non era nella lista dei paesi in cui si potevano spedire sia GPU sia CPU. Adesso abbiamo provato per un'ora dopo tutto questo avvenimento. Ci abbiamo provato, siamo stati più o meno fino alle 17 circa, siamo stati qui quindi circa 2 ore a provare a comprare questa dannata scheda grafica. Anche Marco di MV Hardware è stato forse il più tenace di tutti, è stato un guerriero, è stato un crociato, è stato un guerriero nordico che ha cercato di acquistare questa scheda fino alla fine, ma non ci è riuscito perché AMD non ha inserito l'Italia nella lista dei paesi in cui spedire le schede grafiche. Allora, io so di alcuni utenti, di alcuni iscritti, di alcuni abbonati al canale Twitch che sono riusciti a prendere la 6900XT. Gentilmente, voi che l'avete acquistata, scrivete nei commenti cosa avete fatto, ok? Perché sia io, sia Marco, sia Sadi non ci siamo riusciti.
perché appunto non c'era l'Italia nella lista dei paesi in cui si potesse spedire la scheda grafica. E oltretutto, se vogliamo aggiungere al danno la beffa, Andrea, il ragazzo che aiuta Marco con gli streaming, che sicuramente conoscete, ragazzi, se non conoscete Marco e Saddi, comunque vi metto i loro canali in descrizione, Andrea è riuscito a acquistare la scheda, ha pagato con PayPal, ma dopo un po' di tempo, dopo qualche minuto, gli arriva un'email: ah, ma tu ci scrivi dall'Italia, ci hai mandato soldi dall'Italia, mi dispiace, non la spediamo la scheda da te. Ma nel frattempo PayPal aveva già avviato la transazione e l'aveva conclusa. Quindi, beh, che dire, sono effettivamente molto deluso da quello che è successo ieri in live sul sito di AMD. E purtroppo devo delle scuse a me stesso. Allora, io sono ormai quello che si può definire un tech tuber, va bene? Chiamatemi influencer, chiamatemi youtuber, chiamatemi streamer, chiamatemi come volete. Sono rimasto fregato dal gioco dell'hype. Allora, che cos'è il gioco dell'hype? È semplicemente una manovra tramite la quale delle aziende o comunque influencer o persone comunque che devono sponsorizzare un prodotto vi fanno credere che quel prodotto valga la pena della spesa dei vostri soldi. Io ero straconvinto, perché effettivamente, cavolo, stiamo parlando di una scheda di fascia altissima, ero straconvinto che la 6900 XT sarebbe stata meglio della mia RTX 3080, che è ancora in preordine, deve ancora arrivare, non si sa dove sta, forse Babbo Natale la sta fabbricando. Sono stato fregato appunto da questa malsana idea, credendo che AMD avesse a cuore i nostri sentimenti, le nostre idee, comunque le nostre speranze, dimenticandomi però che AMD è un'azienda. AMD ha a cuore un introito, entro fine anno devono raggiungere dei soldi guadagnati e poco interessa effettivamente se i clienti sono soddisfatti, credo ovviamente c'è entro certi limiti sicuramente, ma alla fine ciò che conta è portare il denaro a casa. Da qui la storia che Nvidia ha venduto 175 milioni di dollari di schede grafiche ai miners, eccetera eccetera. Detto ciò, ragazzi, l'hashtag che vedete nel video, che sta all'inizio del video, SKMD, significa che io sento di essere stato scammato, perché non è possibile che dopo il lancio di questo prodotto siamo stati praticamente 1.5 ore, 2 ore a cercare di prendere questa scheda grafica. Non è stato possibile, vuoi perché all'inizio l'Italia non c'era nella lista dei paesi in cui spedire la scheda grafica, vuoi perché dopo un'ora che ci sei stato a provare i server ormai erano totalmente intasati, non si poteva più entrare. Io che vi devo dire? Boh. Aspettiamo allora questa fantomatica RTX 3080 Strix OC di Asus. Aspettiamo che il nostro caro amico Drago ci faccia la grazia di mandarcela. Aspettiamo più che altro che Nvidia, non tanto Drago, che Nvidia faccia la grazia di produrre questi chip, perché oltretutto, ragazzi, da poco è uscito un altro problema delle memorie GDDR6X, che sono ancora più difficili da creare. Ragazzi, si sta creando un putiferio. Io sono convinto che questa mia scheda grafica la vedrò uscire dall'uovo di Pasqua, quindi se ne parla per marzo-aprile. Detto ciò, raga, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Voi che siete riusciti ad acquistare la scheda o acquistare qualche prodotto, fatemi sapere come cavolo ci siete riusciti. Vi prego, per favore, sono curiosissimo. Grazie ancora a chi è stato con me in live ieri, raga, è stato fantastico, è stato surreale, è stato troppo divertente per alcuni versi. Il fatto di poter muovere comunque un tot numero di persone a vedere ciò che faccio io, perché alla fine, raga, io sono un ragazzo che voleva acquistare una scheda grafica, ma tutti voi che eravate lì in chat, che volevate incitarmi, troppo troppo bello, davvero, grazie mille, lo apprezzo con tutto il cuore, davvero. Ringrazio anche Marco e Saddi che sono stati appunto in live con me, ci siamo fatti due risate fondamentalmente, alla fine ci siamo pianti addosso come dei bambini appena nati, però è stato bello. Vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto DG, e nulla, fatemi sapere la vostra, ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul Punto DG, sempre qui col vostro G. Ciao!